attivo da lunedì scorso il servizio di sorveglianza e salvataggio sulla spiaggia di Alcamo Marina, e già oggi, che la prima giornata di mare agitato, si registrano le prime situazioni pericolose e i bagnini della Società Nazionale di Salvamento proprio questa mattina si sono adoperati per salvare un bambino in difficoltà. Buongiorno, vi chiamate? Ecco, accanto. Allora, che è successo? C'è un bambino che purtroppo non riusciva più a tornare, in quanto nella zona di battiglia sono presenti molti mulinari, e quando c'è mare agitato i bagnanti hanno molta difficoltà a tornare. Il bambino purtroppo, l'acqua era bassa, però a un certo punto è arrivato un'onda e si è confuso, e quindi siamo andati a recuperarlo. Bene, bene, è importante stare molto molto attenti e non scherzare con il mare. Nelle giornate in cui il mare è così agitato. Esatto, in queste condizioni. Sì. Allora, la consapevolezza dei propri limiti. Quest'anno 6 postazioni, dei bagnini. Come ci diceva Ezio Vesco, che è il responsabile della sezione di Alcamo di Castellammare della Società Nazionale di Salvamento, quindi del servizio che viene svolto qui ad Alcamo Marina, ci sono richieste di mettere più postazioni, ad esempio nella zona Leccia. Sì, perché è un'altra delle zone molto a rischio, si chiama Cannavolta e Battiglia. Sono le zone dove il mare è più pericoloso, quindi è implementare un po' il servizio. Bene, buon lavoro, sperando che in giornata non ci siano necessità di altri interventi. Vediamo. Bene, bene.